anche le risorse, perché si guarda anche ad una gestione virtuosa dei fondi europei per poter investire sulla programmazione di tutti i settori che vengono poi interessati da questa zona? Naturalmente fa sistema, nel senso che noi abbiamo già tenuto qualche mese fa una riunione propedeutica che poi ha portato a questa iniziativa di oggi, che vede i comuni della fascia costiera in una logica di insieme proporsi sullo scenario nazionale e anche amministrativo. Quindi da questo punto di vista un'economia di scala ed anche una razionalizzazione per quanto riguarda gli aspetti progettuali e le fasi realizzative. Grazie. Mi alzo la mattina e leggo dai giornali che qualcuno decide che le fonderie vengono a Battipaglia senza che il sindaco ne sappia niente, quindi è un'occasione per smentire questa cosa. Abbiamo già detto che il nostro territorio è vocato ad attività produttive che coinvolgono soprattutto l'agroalimentare, quindi la zona individuata è la zona dove noi abbiamo delle industrie conserviere, abbiamo fine agricola e quindi per quello che ci riguarda avevamo anche chiamato Pisano per sapere come mai questa notizia. E questa cosa c'era stata smentita. Certo che è un grosso problema, problema che avete alimentato anche negli anni con le cattive informazioni, perché ormai è diventato impopolare mettere una fonderia nel proprio territorio perché tutti pensano all'inquinamento che questa potrebbe interessare. Domani per esempio ci sta la CGIL FIOM che fa un convegno nel comune di Battipaglia proprio per la questione area di crisi e in virtù anche allo stesso tempo domani il comune di Battipaglia è al centro dell'attenzione per l'area di crisi, perché noi abbiamo un tavolo tecnico al piano superiore con il presidente della Confindustria, con i sindacati e con i sindaci dei partiti dei comuni limitrofi. Lei insomma, quindi, in sostanza sarebbe favorevole o contraria? Insomma, non è possibile. Ma io già mi sono espressa, cioè voglio dire, mi sono espressa che sul nostro territorio non abbiamo dato, comunque voglio dire, si siede e si discute. Il problema è dove è anche è un problema serio, sono 120, parlavo ieri l'altro giorno con il rappresentante della CGIL, loro hanno un problema serio, sono 120 persone che potrebbero perdere il posto di lavoro, altri 70-80 assunzioni che potrebbero essere fatti con una struttura che da un punto di vista di inquinamento pare che sia super garantita. Certo che c'è stata oramai questa alimentare quest'idea che chiunque accolga le fonderie pisane, io capisco anche i sindaci dei paesi limitrofi, perché noi individuavamo per esempio nell'area di campagna una possibile localizzazione di questa industria, perché è fuori dal centro abitato, è vicino all'autostrada, ci sono più o meno i metri quadrati sufficienti, però anche lì io non so come andrà a finire, ma sicuramente nella zona dove pare, si diceva che loro volessero mettere le fonderie, è destinata ad un ampliamento delle strutture esistenti che guardano alla produzione agricola. Quindi sindaco, a Battipaglia le fonderie possono venire o no secondo lei? Secondo me, io ho già risposto, noi non abbiamo dato la disponibilità, voglio dire, quando si discute di queste cose si siede e si discute e si dialoga si deve individuare dov'è quest'area, una soluzione deve essere, ma non capisco poi perché Battipaglia, oltretutto non abbiamo quell'area unita, sono circa 120.000 metri quadrati, quindi noi abbiamo delle aree spezzettate nella nostra zona, quindi non abbiamo proprio la superficie per accogliere le fonderie, anche volendo, non c'è. Sindaco, non è contraddittorio che il territorio della Piana del Sele parla di area di crisi e poi quando si prova a delocalizzare un'industria, certo, anche che perciò domani, certo, poi, certo, insomma, certo, perciò domani noi abbiamo questo.